ci sono una serie di coincidenze. L'altra domanda, scusami, perché mettiamo un po' tutto insieme. L'altra domanda che ti avevo fatto, Giovanna, prima era chi si è occupato del caso di questa donna, di questa ragazza che è stata uccisa in questo appartamento a Firenze, e poi chi si è occupato del caso Dani Rossi. Sì, la Procura di Siena e negli ultimi anni anche la Procura di Genova che stanno naturalmente analizzando e affrontando tutta questa inchiesta molto complessa, molto ampia. Ci sono state anche due commissioni parlamentari di vigilanza, varie perizie, come appunto l'avvocato in studio probabilmente saprà anche meglio di me, quindi una serie di un'inchiesta veramente molto ampia. Naturalmente nell'arco di questa inchiesta il nome di Gian Davide De Pau non era mai uscito, invece appunto pare che nel 2019 lui stesso, parlando con due agenti della polizia penitenziaria, avesse raccontato di aver partecipato anche a quell'omicidio. Lui appunto parla di omicidio e non di suicidio. Ora lei saprà Dove era Don benissimo che Davide era De Pau quei occupato il giorni e pomeriggio dove era il 6 successivo marzo del 2013? era lo stesso PM presente che uno dei PM che si è occupato della vicenda Rossi era lo stesso PM che si è occupato della vicenda Vabbè, per dell'omicidio. attribuzione.